Carissimi amici della Proganatomia, buona domenica. In realtà per me non è domenica, è qualche giorno prima, perché io purtroppo questa domenica sono via, sono in un posto dove non posso registrare e soprattutto diffondere il video. E quindi faccio una cosa, diciamo, in differita, come si diceva una volta, no? Ma poi è sempre in differita perché poi si registra e poi si scarica. Allora, la facciamo, acceleriamo perché tante cose da provare, tante novità. A iniziare da un regalo del compleanno che è arrivato con un mese di ritardo, ma non per colpa sua, di mio fratello, mi ha pensato bene di regalare uno Scuttle Pantarei, eccolo qua, che si chiama il modello Black Sky. Guardate quanto è grosso, è enorme, l'acqua sta già scaldandosi nel microonde, quindi andremo con il nostro imbuto a armare, così, annaffiare questo scuttle che io ho tappato con questo tappo che ho utilizzato da un vecchio liquore che avevo, perché quello in dotazione era un po' grosso, non riuscivo a farlo entrare bene, ma comunque basta un normale tappo di sughero per arrivare alla chiusura dello scuttle. Mentre l'acqua si sta scaldando, perché deve bollire, armiamo il rasoio, me l'avete chiesto tutti, me l'avete chiesto in tanti, non tutti. Blackland Dart, eccolo qua. Eccolo qua, acciaio ricavato dal pieno, rasoio dal prezzo contenuto per essere un rasoio d'acciaio ricavato dal pieno, precisione, lavorato con macchine di precisione, eccolo qua. Dalla notevole efficacia. E corniamolo subito con qualcosa di rosso, Gillette Stainless. Ecco qua, tanto l'acqua sta bollendo e fra un po' la vado a prendere mentre arriviamo al rasoio. Allora, Stainless Gillette, poi capirete perché un po' sul rosso, siamo sul rosso oggi, anche se certo le nera facciamo rosso nero, io sono del Milan, quindi abbiate pietà di me. Ecco qua, Gillette Stainless, armiamo il nostro Dart, il dardo, la freccia della Blackland americana. Eccolo qua. Eccolo qua. Bella esposizione, eh? Allora, vado a vedere l'acqua, mi aspetterete un attimo. Eccola qua, acqua bollente, bollente, la vado a mettere, spero che si veda, basta proprio una tazza che copre tutto lo spazio, riempie tutto lo spazio. Oh, mi scotto. Allora, l'ho infilato. Ecco qua, la tazza è perfetta, vedete che qua c'è proprio il limite, no? Non so se si vede. Eccolo qua. Tappiamo subito per non disperdere il calore e togliamo quello che è caduto qua, un po' d'acqua. E adesso la ciotola si scalda. Oggi giornata uggiosa a Torino, perfetto, la ciotola si sta scaldandosi. Quindi lasciamo lavorare l'acqua bollente e mettiamo la ciotola, lo scatto, a lavorare lì. Nel frattempo io ho bagnato questo pennello tasso maiale extra cosmesi, messo a bagno tasso maiale. Cosa useremo mentre il nostro scatolone sta diventando caldo, eh? Sta diventando caldo, veramente caldo, enorme, eh? Guardate, vedete, Pantarei e Made in Italy Nino Parrucca. Allora, qui sta scaldando, qui scotta, è roba che scotta. Utilizziamo un rasoio di alto livello abbinato a una crema entry level. Entry level è una novità che ho trovato
in un negozio di cosmetico vicino a casa mia, linea Intesa Purom, crema da barba, olio di avocado, quindi questo olio di avocado che dovrebbe essere lenitivo, insomma. Ecco, una piccola nota agli amici della Intesa. Istruzioni: inumidire il viso con acqua calda, stendere una strata consistente sull'area da radere, utilizzando, se si preferisce, il pennello. Come se si preferisce? Il pennello è fondamentale anche perché questo ha il doppio idrossido. Nell'inci, quindi questo qua va montato, secondo me, e vedremo se sbaglio, anzi, penso proprio di non sbagliare. Intesa Purom, olio di avocado, emolliente, quindi. Tanto questa ciotola si sta scaldando, è bella calda, scotta tenerla in mano, molto pesante, praticamente molto molto pesante. Andiamo a mettere un po' di questa crema nella ciotola. Ecco qua, che vedete subito che tende già a sciogliersi perché è molto molto con l'acqua calda sul pennello anche. Tasso maiale. Il montaggio prende. Addirittura scotta. Devo mettere, guarda, l'asciugamano sotto perché mi scotta, se no la mano. Tanto che scalda questa scatola. Facendo molto bene attenzione ovviamente a non far cadere il prodotto. Guardate come monta il calore, come tiro un po' d'acqua. Tutto scorre, vuol dire Pantarei, no? Filosofia greca. Guardate che montaggio. Allora, non è comodissima a tenere in mano, però è bello il fatto che sia caldo così, no? Guardate che strato che mi ha fatto. Cioè, qui ce n'è veramente. E intanto sta al caldo poi adesso, eh? Adesso l'appoggio qua e lei sta al caldo. Allora mi sciacquo il viso. Sotto la scatola da usare ogni tanto, quando magari fa freddo. Sciacquo il viso e andiamo. Sapone caldo in viso. Piacevole. Guardate che bella consistenza questa crema a 2 soldi. Costa poco. 2 soldi di livello economico, ma non è una crema malvagia, anzi, molto bene. Ma perché, amici di Intesa, non dite che ci vuole il pennello a farla rendere al meglio? Capisco che magari il mondo della rosatura tradizionale sia un mondo tutto da scoprire, però è un peccato spalmarla senza pennello, no? Non montarla. Ho trovato un buon prodotto per essere un entry level. Assolutamente, guardate che montaggio. Assolutamente un prodotto con la sua dignità. Assolutamente. Efficacia. Quindi un peccato, se vogliamo. Eccoci qua. Rimettiamo a posto il pennello in modo che. E andiamo con questo dart, il dardo della Black Line americano.
armato di Gillette rossa stainless. E questo non scherza proprio per niente. Questo è proprio efficace. La casa dà un'efficacia 6 su 10, ma io le darei anche 8. Rasoio a cui occorre portare rispetto. Mentre faccio il pelo, lama stainless si sente tutta. Ringrazio tutti quelli che hanno aderito al gruppo di Telegram, che è aperto per chi vuole. Abbiamo un'idea mia balzana di martedì. Ha molte adesioni, grazie. Per aderire basta andare sulla pagina di Facebook di Amici per l'Anatomia. C'è il link, avere Telegram e si può aderire. Poche regole che sono: 1. Ci si confronta, non ci si disturba vicenda, si pubblica, si condivide quello che si vuole, è un gruppo di amici della paleontologia, amici della cultura tradizionale con le sicurezze. 2. Gli amministratori faranno poi il loro mestiere, ma insomma, il buon senso, no? Io dico, cioè, evitiamo di scrivere dopo mezzanotte, ecco, e prima delle 8, perché magari la gente dorme, anche se si può silenziare chiaramente il gruppo, e poi soprattutto non litighiamo, non insultiamoci. Più tutto lasciamo perdere, poi non si parla che di rasatura, non si parla di politica, ecco, quello è importante. Ci sono stati no, anche sulla nostra pagina dei casi in cui alcuni la pensano in un modo, poi si parla di rasatura, poi ognuno può votare quello che vuole, vedere il mondo in una certa maniera, essere rosso, nero, verde, blu o giallo, ma si parla di rasatura, quindi queste sono le poche regole per essere, secondo me, una squadra vincente anche con un gruppo di Telegram in cui si può interagire, scambiare consigli, postare dei contenuti, chiedere, fare, insomma, una bella cosa secondo me. Una piazza, una festa della rasatura. Noi adesso siamo su Facebook, dove io ho iniziato, su Instagram. Su YouTube ovviamente, per i miei video, e anche su Telegram. Quindi abbiamo una copertura, diciamo, social, l'amicizia con l'autonomia è importante. Le regole sono poche, ma penso che siano condivise da tutti, no? Quindi vogliamoci bene, parliamo di rasatura e chi vuole litigare per calcio, sport, politica, andiamo su altri forum. Ma non lo dico perché nessuno l'aveva fatto adesso, cioè, solo per mettere, come dire, dei paletti che penso che tutti apprezzeranno, giustamente. Che poi sono quelli che consentono di andare avanti, perché se poi si inizia a litigare perché uno tifa Milan e l'altro tifa Juve, allora è finita. Già io me ne devo andare perché sono più juventini. Allora, tornando alle cose di rasatura, qui, come vi avevo detto, questo signorino mi ha polverizzato una barba di 3 giorni e mezzo. Io potrei già andarmene e salutarvi perché qui non c'è più niente, ma noi perseveriamo. Andiamo a recuperare, ancora è bella calda questa, eh? Ecco, fantastico, è ancora calda. Io ho paura che mi cada questa roba qua, però.
No, sono contento e vi ringrazio perché ho visto già i primi giorni proprio scambiarsi informazioni. Allora, tu hai provato quel sapone, no? Io ho provato quell'altro, quel rasoio. Queste sono cose belle, no? Creare i collegamenti, creare sinergie, creare, mettere insieme saperi, saperi tra virgolette, noi non siamo scienziati, però mettere insieme esperienze. Oh, questa intesa comunque se ne intende di creme, perché comunque devo dire che il montaggio è, cioè, non sarà una crema da decine di euro, però ragazzi, il suo lavoro lo fa. Poi qui tanti amici mi criticheranno perché diranno: ma tu sei un po' poco esigente. Ma sì, in effetti sulle creme non sono molto ferrato, però devo dire che l'effetto è assolutamente valido. Poi l'intesa è una marca storica, eh? Qui l'obliquo ormai praticamente è come, come si può dire, il tavolo da biliardo, no? Non c'è più niente. C'è quel poretto famoso dell'altra volta che non vorrei mai andare a disturbare, ma un po' si è riassorbito. Molto bene, ma non ci vuole più niente, niente. Poi il contropelo. Sono spiazzato anch'io, pensavo di fare il contropelo, tre passate, dopo 3 giorni e mezzo di barba, ma questo qua mi ha fatto fuori tutto. Sarebbe un inutile esercizio. Non c'è più niente, niente. Ecco qua. Zero, finisce. Allora, sciacquatina. Acqua fria. Lo bagniamo. Puliamoci anche un attimino, perché poi voi vi arrabbiate che sono sporco, avete anche ragione. Crema che si insinua nel lobo auricolare è allucinante. Ok, allora, perfetto. Cosa facciamo adesso? Mettiamo il dopobarba. Sempre intesa. Dopo barba, lozione rinfrescante con il mentolo e lenitiva. C'era anche, dove l'ho trovato, una specie di dopo barba gel, ma non gel, cioè lozione ge gelata, una cosa del genere, però io non l'ho presa. Ho preso questa. Vediamo come va. Abbondiamo. Beh, sì, molto classica, eh. Però piacevole. Cioè il classico dopo barba, no?
Ottimo, ottimo. Allora, cosa dire? Partiamo dal pulire un attimo i ferri del mestiere. Puliamo il pennello, puliamo lo scalpel e facciamo due ragionamenti. Pesantissimo, eh? Però no, non so perché c'è una cosa appunto allora partiamo dal regalo di mio fratello, grazie Matteo per questo scattelone, eccolo qua, che andiamo a svuotare adesso. Eccolo qua. L'acqua è ancora molto calda, eh? Cioè non è più bollente, ma è ancora assolutamente tiepida. Eccolo qua. Allora, scuttle. Utilissimo per tenere calda la crema, il sapone, e agevole anche il montaggio. In questo caso è veramente grande. Ecco, l'unico, diciamo, limite è quello, però effettivamente non è, secondo me, almeno come la vedo io, una ciotola da tutti i giorni, se mi allontano un attimo per vedere anche l'importanza, per dire, rispetto al pennello, no? Guardate, il pennello come sta dentro, è enorme. Qua ci si possono veramente fare tante cose. E qui non da tutti i giorni, però ogni tanto può far piacere avere, magari quando uno ha più tempo, o un sapone particolarmente tecnico che magari necessita di un calore particolare per essere montato, insomma, uno scuttle ci vuole sempre. Grazie a mio fratello che mi ha regalato il mio compleanno e insomma, ottima resa, come avete visto. Pantarei. Poi qui abbiamo Intesa, la linea Intesa. Dopo barba e crema, come la metto giusta. Devo dire la verità, stiamo parlando chiaramente di un prodotto diciamo così, non particolarmente caro, ma questo non significa che non sia efficace. Tanti dicono tanta resa, poca spesa, ma questo effettivamente fa la sua figura. La crema monta molto bene. Io l'avete visto, l'ho montata in viso dopo averla stemperata nella ciotola calda. Il dopobarba è molto classico, mentolato, lascia fresco, non brucia, è chiaramente alcolico, credo. Lenitivo, però, insomma, una crema che se la gioca con tutte le sue pari livello e entra Intesa con questi prodotti nuovi. Secondo me, sono, io non li ho mai visti prima, quindi se ne sono nuovi. Entra bene nel mondo della ruota tradizionale, chiaramente rivolgendosi a un segmento di pubblico che cerca questo livello diciamo, di mercato, un segmento di mercato. Quindi non bisogna fare né i puristi da una parte né gli intransigenti dall'altra. No? Io apro una piccola parentesi. Io in questi giorni mi sono confrontato con tanti amici. No? Alcuni mi hanno detto: ma tu utilizzi prodotti troppo cari, ad esempio, e poi arriviamo a parlare dell'alloio o dei rasoi, oppure no, tu dovresti evitare di mostrare creme troppo economiche, troppo da supermercato, per intenderci, ma io dico di no, cioè ognuno ha il suo segmento, ogni segmento ha le sue qualità, in negativo, in positivo, il fattore prezzo è importante per tante persone, la qualità elevata è anche importante, quindi vanno bene tante cose, bisogna saperle giudicare per quello che sono. Questo è un ottimo prodotto per il tipo di segmento a cui si rivolge e io l'ho trovato piacevole, gradevole e assolutamente valido. Passiamo al pezzo, diciamo, forte. Beh, intanto la lametta Gillette Stainless si è rivelata essere la solita Gillette Stainless rossa, molto molto efficace, molto cruda, ma che non lascia proprio veramente spazio all'immaginazione. E andiamo a vedere questi tre pezzi ricavato nel pieno dell'acciaio, nel pieno. Con i segni di lavorazione, un amico mi ha scritto: ma è un difetto, che
non sia stato smerigliato e che abbia segni di lavorazione, ma no, perché questa è proprio la prova che, almeno secondo la casa produttrice, secondo me, questo è un pezzo effettivamente artigianale, diciamo semi-artigianale, cioè lavorato con strumenti, macchine di precisione e ricavato dal piede dell'acciaio. Diciamo subito che secondo me è un rasoio perfetto per una baba di 2 o 3 giorni. Bello da vedere, bilanciato da impugnare. Vedete che il bilanciamento è perfetto. Efficace, ma non eccessivamente efficace. Non è cattivo. Però non fa sconti. Io in 2 passate, barba di 3 giorni e mezzo, ho tolto tutto. Mi ha lasciato un leggerissimo, guardate qua, red point, ma una stupidaggine, che per quando ho fatto questo movimento non ho tirato la pelle, quindi si è... No, ecco, vedete, ma una stupidaggine, niente di che. Molto scorrevole, molto efficace. Io, per il prezzo che costa, è caro in assoluto. Perché io l'ho pagato sui 120 più le spese. 120 è tanto poco. Per un rasoio ricavato dal pieno di questa qualità, secondo me è poco. Ecco, uso le virgolette, spero che mi capiate, no? Cioè, no, è tanto in assoluto, perché 120 euro sono una cifra considerevole. Ma per un rasoio del genere, io ne ho pagati molti di pari qualità, anche 100 euro in più. Quindi un rasoio che li vale tutti. Non so se sia appunto da tutti i giorni, si può usare tutti i giorni con una certa mano, ma è perfetto per una barba di 2/3 giorni, magari duretta di quelle che ve la porta via, guardate, non temete, ecco. Chiusura sul pennello Extra Cosmesi, che ormai ha già tante battaglie alle spalle, questo qua. Maiale Tasso, che devo dire che come sempre mi ha lasciato una buona impressione. Questo è un pennello maiale Tasso, ormai appunto già protagonista di tante battaglie, che pungicchia, ma quel pungicchiare piacevole, no? E poi monta molto bene, monta la qualunque, cioè monta veramente benissimo. Abbinato a questo scatto, l'ha fatto un montaggio veramente notevole. Bene, io vi saluto dalla Germania, dove io in questo momento sono, anche se voi mi vedete appunto in differita, e ci vediamo la prossima settimana con un'altra rasatura. Buona domenica a tutti e buona barba a tutti.